qualunque vero architetto creativo, è stato sempre un architetto moderno, in quanto ha sempre sistematicamente rifiutato i codici classici. Abbiamo raccontato già più volte, noi abbiamo cercato di raccontare Zevi con due percorsi, quello della sua vita e delle sue opere, della sua attività, e con quello del rapporto con gli architetti che più gli piacevano e che più sosteneva. E oggi abbiamo Piero Sartogo che proprio nella fase più intensa, no, dell'attività di Zevi è stato un interlocutore quasi sempre presente. Come hai conosciuto Bruno Zevi? Io ho conosciuto in un modo molto singolare, perché prima cosa avevo visto lui, non l'ho mai avuto come professore all'università, l'avevo incontrato quando ha fondato l'INARC, che era fine degli anni 50, i primi del 60, e all'Eliseo, me lo ricordo benissimo questa grande cosa. Dopodiché non ci eravamo più visti e non l'avevo neanche frequentato. Un giorno mi arriva una telefonata a studio, Sartogo, cerco di imitarlo perché era una voce fantastica, ma come ti permette di costruire a fianco a casa mia e non mi dice nulla? Devi venire immediatamente qua, ti sto aspettando, sono davanti. Era la costruzione dell'Ordine dei Medici ed era quasi alla fine, c'erano ancora un po' di impalcature, eccetera. E io chiappo la Vespa all'epoca e vado là, perché come facevi a non dirgli subito vengo? Certo. E lo trovo che fermava le vecchiette, chi gli usava passare, e gli faceva: che dice lei? Bello? Bello? E arrivo, mi guarda e fa: non perdiamo tempo, dobbiamo andare dentro, fammelo vedere. E la cosa che gli era piaciuta moltissimo era il fatto che dalle fondazioni si vedesse tutto. È scattato una specie di molla, siamo stati per due ore dentro, su, giù, brim, bram, bram, bram. Poi mi abbraccia: un capolavoro, lo dobbiamo dire a tutti. Ed è uscito pochi giorni dopo sull'Espresso, quel grande testo di cui voi avete messo quella immagine là. Senti Piero, l'edificio incriminato è qui, ce l'abbiamo davanti. E allora, raccontarlo molto brevemente. Ma brevemente. Qual era l'intento di questo? L'intento di questo progetto è chiaro che fa parte di un momento storico in cui la diacronia fra gli elementi costruttivi fosse molto importante. Qui sapevamo di una storia molto precisa. L'Ordine dei Medici ha due tipologie completamente differenti, che sono espresse nell'edificio, perché la parte in alto è praticamente un edificio di metallo appoggiato su un suolo artificiale, che è questa piastra che piglia a metà tutta la parte dell'edificio, che è questa enorme piastra che sta a circa 16 metri dal terreno, perché i piani inferiori invece, essendo praticamente aperti per le assemblee eccetera eccetera, avevano bisogno di moduli molto diversi, e quindi sono due strutture che si sovrappongono con delle questioni anche di grandi sbalzi. Però volevo affrontare con te un altro tema che tu hai potuto conoscere molto da vicino, che è quello di Zevi curatore. Ah beh, la mostra del cinquecentenario di Brunelleschi. Zevi fa sostanzialmente, segue tre grandi mostre, no? Biagio Rossetti, Michelangelo e Brunelleschi. Brunelleschi è forse l'episodio più maturo, e quello in cui sei stato coinvolto direttamente. Insieme a Francesco Capolei. Lo so. Che no, è importante, è vero, perché è vero, ho parlato, eravamo molto amici, Pinini e io. Pinini era uno che era stato apprezzato molto da Zevi per il Piper. Sì, soprattutto per aver progettato il Piper, capito? Negli anni 60, primi 70. Quando ci ha chiamati per la mostra, la prima cosa che ci ha detto: noi lo facciamo anticlassico, ma che scherziamo,
e aveva anche una intuizione straordinaria. Perché? Perché in quel momento, quando l'abbiamo fatto, 1978, e un certo Di Pasquale, ingegnere, per la prima volta era riuscito a capire la struttura vera della cupola dei Brunelleschi. Il tema dell'allestimento qual è stato? Il tema dell'allestimento è stato le cinque porte, anzi le quattro porte del Santo Spirito. Perché? Perché le quattro porte dettavano che cosa? Che al centro non c'era una porta simmetricamente disposta. Quindi gli ingressi erano sempre in diagonale. Certo. E quindi sempre tradita la grande, diciamo, progettazione di Brunelleschi, certo, da parte di chi? Dei suoi seguaci, Michelozzo, Sangallo e compagni, che Zevi ha disprezzato molto. E devi tenere anche presente che è la prima volta che si capisce Brunelleschi legato più al mondo bizantino che a Roma.